Ambientali, ci sono state alcune iniziative oggi sia da parte di Legambiente che da parte dell'assessorato all'ambiente del Comune di Verona. Allora, nel 2004 aveva vinto il bus, stiamo parlando del trofeo Tartaruga, questa sfida su strada tra macchina, motorino, autobus e bicicletta. Un'iniziativa per capire quanto è difficile circolare e cosa bisogna fare per migliorare la mobilità. Vediamo com'è andata. Per gioco? Mai. È vera sfida. Percorso allora dell'auto di Legambiente? Prevalentemente percorrerà la circolazione interna o esterna, adesso vedremo quali sono le condizioni di traffico migliore. Auto ecologica e motorino. Ciclomotore ciao, il magnifico ciao che non viene più fabbricato. Autobus? Nessuna fermata oggi? Penso proprio di no. E bicicletta? E se arriverete primi, che cosa chiederete? Chiederemo quello che chiediamo sempre. Cronometro alla mano, 7 km e 600 metri di città. Via Stanga è già dimenticata, Porta Vescovo aspetta. C'è da perdersi nel labirinto di strade e incroci. Si punta sul motorino, ma non abbiamo fatto bene i conti. La strada è lunga, ognuno gioca le proprie carte. Dove è vietato alla moto passa la bici e dove non passa il bus circola l'auto. Alle 11.31, 28 minuti di tempo, arriva con l'auto l'ambientalista. Ma io credo di essere primo, però... E fa bene a dubitare, guarda chi c'è già, in 21 minuti è arrivato il bus. Com'è possibile? Ma forse sarà l'esperienza della guida dopo 30 anni. Il motorino però è arrivato in 19 minuti e allora corriamo al primo binario della stazione di Porta Vescovo e scopriamo il trionfatore. 16 minuti di corsa da Via Stanga qui, la rabbia dei perdenti. Io andavo tra i 40 e i 50 all'ora, lui deve essere andato tra i 50 e i 60. Vero? Sì, le ragazze si superano i 40. Come ha fatto con i rossi? No, non ho trovato i rossi, li vedevo lontano, rallentavo e poi acceleravo quando c'era verde. Basta, bicicletta non si va solo con le gambe, si va anche con la testa. Treno Verde di Legambiente, promotore con le ferrovie del trofeo Tartaruga, fa i conti. Il tragitto con l'auto è costato 3,44 euro, ha prodotto quasi 800 grammi di smog. Il motociclista ha speso 1,79 euro ed ha inquinato per circa 400 grammi di CO2. Con 1 euro si viaggia in bus e per passeggero si calcolano 43 grammi di CO2. Il ciclista non ha speso nulla ed è arrivato primo. Cosa ha insegnato questa gara? Se per gli autobus, come ci hanno promesso, arrivano le corsie preferenziali e i semafori intelligenti, sicuramente potremo migliorare qualcosa. In ogni caso, l'automobile... Ha vinto il trofeo Tartaruga. Vinto il trofeo Tartaruga, bene, questo è un buon segno perché vuol dire che qualche volta la macchina la possiamo tranquillamente lasciare a casa perché si arriva prima con qualsiasi altro mezzo. Carpooling non solo con il blocco del traffico domenicale, l'invito del Comune di Verona a condividere i viaggi andata e ritorno, casa lavoro, per incontrarsi, il Comune apre un sito. Calcolatrice alla mano, il carpooling vince sempre. Meno traffico significa più parcheggi, più risparmio significa meno spese. Secondo i calcoli, fino a 700 euro l'anno tra carburante e altre voci. Più salute per tutti con un'aria migliore e ancora, non ultimo, più riposo se alla guida ci si alterna. Non un solo motivo contro la condivisione della stessa vettura per chi compie lo stesso percorso. Così lo promuoverà il Comune di Verona con 2500 manifesti sul territorio e un sito internet di informazione. Il carpooling non deve essere più associato come nel vecchio pensiero blocco del traffico, quindi andate insieme. Deve essere un qualcosa di propositivo, di positivo, perché l'utilizzare la macchina, l'autovettura in più persone è un risparmio dal punto di vista economico, è un modo diverso peraltro anche di socializzare, è ovviamente un risparmio nel senso di rispetto, di tutela dell'ambiente, nel senso risparmio di inquinamento, nel senso che si inquina molto bene, molto meno, scusate, e quindi la volontà è proprio quella di proporre questa iniziativa in modo positivo perché la gente si avvicini. Pannelli fotovoltaici sullo stadio Bentegodi è l'ipotesi sulla quale sta lavorando l'amministrazione comunale per produrre energia a basso impatto ambientale. Dei 17.000 metri quadrati di copertura dello stadio, 10.000 possono ospitare le cellule che assorbono energia dal sole. A Palazzo Barbieri è in corso uno studio per capire se la spesa di quasi 2 milioni di euro può essere affrontata dall'amministrazione, oppure è meglio affittare il tetto ad un privato che provveda a sue spese, trattenendo poi i proventi della vendita di energia.
Cambiamo ora argomento.